ma soprattutto quelle del nostro cuore. Ripetiamo anche noi ciò che Papa Francesco ha detto nella sua omelia del 6 giugno del 2018. Insieme. Vieni il Signore a visitare. Con noi
mie sorelle, al Padre della vita che nel mistero del corpo e del sangue del suo Figlio, offerti per noi, ci dona la vera pace, facendo risplendere in noi la misura senza misura del suo amore. Con fede e riconoscenza eleviamo la nostra preghiera. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Di questo pane. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù prese a parlare, cominciava a declinare, e i dodici gli si avvicinarono dicendo: conceda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta. Gesù disse loro: voi stessi date loro da mangiare. Si loro avanzate 12 ceste. Parola del Signore. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Quante volte ho assistito a una scena di questo tipo. La mamma che aveva il suo figlio o la sua figlia in braccio, e guardando il figlio la figlia dice: ti voglio tanto bene che ti voglio mangiare. Quando si vuole bene ad una persona si vuole accorciare la distanza. Quando uno vuole bene, anche una relazione di coppia, il desiderio più profondo è che si diventi una sola cosa. Il desiderio dell'unità. Il bisogno di essere due persone ma una sola cosa.
io e mio figlio, io e il mio fidanzato, io e la mia fidanzata, io e mio marito, io e mia moglie, io e la persona che amo. Gesù, comprendendo questa dinamica di amore, si è fatto corpo per noi, perché noi lo possiamo mangiare. Si è fatto sangue, perché noi lo possiamo bere. E mangiando Lui e bevendo Lui, con Lui diventiamo una sola cosa. Beh, ditemi se questo non è il grande mistero. Dio che si fa mangiare. Dio che si fa bere. Il figlio di belli, buoni. Oh, ma siete proprio belli, capito? Siete proprio degli angioletti, siete. Ah, ho capito, voi non venite da casa, vero? Da dove venite oggi? Dal cielo? O venite da Betlemme? Ah, da Betlemme venite. Stavate ancora lì a cantare la nascita di Gesù Bambino. Ah, ho capito. Bravi. E poi sapete perché vi devo ringraziare? Perché Papa Francesco, in un bel documento che ci ha dato, a voi non interessa come si chiama, lo dico per loro, si chiama Laudato Si, Papa Francesco dice: che mondo stiamo preparando per questi bambini? A Cassano, che mondo stiamo preparando per questi bambini? Mamme, papà, è un mondo migliore, mannaggia le sette. Io sono, ricordandoci di ciò che mi sono permesso di dire, sia adesso che prima, durante la condivisione dell'omelia. Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Santissimo e Santissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Amen. Yeah.
noi insieme. Ti preghiamo, ascoltaci. Ti preghiamo, ascoltaci. Spezza con la luce della tua parola ogni inganno e falsità. Ti preghiamo, ascoltaci. Spezza con la mitezza del tuo cuore ogni rancore e vendetta. Spezza con la fiamma del tuo spirito ogni peccato e tradimento della santità. Spezza con la dolcezza della tua carità ogni egoismo e durezza di cuore. Ti preghiamo, ascoltaci. Spezza con il tuo ardore sponsale ogni legame che ti tiene prigioniera la Chiesa. Ti preghiamo, ascoltaci. Spezza con la tua potenza creatrice ogni violenza contro la vita umana. Ti preghiamo, ascoltaci. Tutti insieme. Rimani a lasciarci prigionieri delle ombre della sera. Sostenici la santezza, perdona i nostri peccati, orienta i nostri passi sulla via del bene. Benedici i bambini, i giovani, gli anziani, le famiglie, i particolari, i malati. Benedici i sacerdoti e le persone consacrate. Benedici tutta l'umanità. Nell'Eucaristia ti sei fatto farmaco di immortalità. Dacci il gusto di una vita piena che ci faccia camminare su questa terra come pellegrini fiduciosi e gioiosi, guardando sempre al traguardo della vita che non ha fine. Rimani con noi, Signore, rimani con noi. Amen. Tanto merito, sacramento, benedicore, l'assenzio di Dio, sano sono virtus corri, si te benedizio, croce. Dal cielo che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo. O Dio, che il mistero eucaristico ci ha dato il pane vero disceso dal cielo, fa che viviamo sempre in te con la forza di questo cibo spirituale. E nell'ultimo giorno risorgiamo gloriosi alla vita eterna, per Cristo nostro Signore.